La nostra esperienza di carcere e territorio è stata un'esperienza positiva. Io posso raccontare in particolare quella che ho già vissuto nel carcere di Viterbo qualche anno fa, quando ero direttore di quell'istituto. Qui a Frosinone lo stiamo avviando, è un progetto analogo volto ad individuare quei detenuti provenienti soprattutto dall'esterno, che non frequentano dei presidi sanitari, ma che in carcere possono essere oggetto di diagnosi e poi di cura. Assolutamente, come dire, utile è la collaborazione con la ASL in tutto questo e anche con dei partner esterni che in questo ci possono dare una mano per fare informazione e cura. Tutto può essere rafforzato, può essere rafforzata la rete tra istituto e ASL, può essere rafforzata la rete tra istituto, ASL e privato sociale, può essere rafforzata la rete di informazione e di comunicazione nei confronti dei nostri utenti. Di sicuro una strategia vincente è quella di una fluidità di comunicazione, una correttezza di informazione e una creazione di relazioni sane, fondate sulla lealtà e sulla chiarezza. Questa collaborazione per l'individuazione del sommerso è essenziale tra pubblico e privato. Perché? Perché noi riusciamo ad intercettare in carcere quei soggetti che, soprattutto quei soggetti provenienti dall'esterno, che non approcciano a presidi sanitari, ma quando entrano in istituto possono, come dire, sperimentare un'opportunità che appunto è quella di fare diagnosi e quella di una cura efficace e reale, in modo che uno vengono curate le persone detenute all'interno del carcere, ma ancor più quando ritorneranno nel mondo esterno non saranno veicolo di infezione HCV. Io non posso che ringraziare tutti i partner che a Viterbo e che ora a Frosinone collaboreranno con noi per fare questa opera massiccia di informazione e di diagnosi e cura, chiaramente.